parlo della Lucania. Da anni non cresce più, né come abitanti, né come servizi, uffici, centralità, ruolo politico e sociale, non a livello nazionale, ma neppure a livello cilentano. Il bello è che è stato ribadito in campagna elettorale, ma finito il tempo dei comizi, si è tornati alla triste decrescita della nostra cittadina, anticamera della povertà. Forti delle loro sicurezze sullo stipendio pubblico, scrivono alcuni commercianti in una nota stampa, i nostri amministratori non si sono mai interessati alla difficile realtà dei commercianti del centro di Vallo della Lucania. Non sentono la crisi, non hanno mai visto diminuire il loro stipendio. Piova, nevica o esca il sole, rimane sempre lo stesso. Bravi a proporre libri che parlano di storia locale della città che amministrano, ma non vivono, ignorano che questi libri parlano di un'altra realtà commerciale che era favorita e non ostacolata da chi guidava in passato Vallo della Lucania. In una successione a dir poco machiavellica si sono alternati al comando della cittadina con il comune obiettivo di imbalsamare il centro storico senza mai interessarsi dei minori introiti di chi vive e lavora lì, costretto a volte a chiudere bottega, confondendo Vallo della Lucania con Firenze, Capri o Positano. Pensano che bloccando il centro al traffico la gente vi si rechi di corsa a far spese e passeggiate, vista la florida realtà presente. Sognano turisti venuti a visitare chissà che cosa. Togliere è facile, scrivono i commercianti, costruire è impegnativo. In principio al centro c'erano le scuole, invece di valorizzare il piccolo centro cittadino con gli istituti della cultura che aiutano anche l'economia, i plessi scolastici sono stati sbattuti alle porte della città con ingenti spese della provincia di Salerno, in luoghi anche pericolosi nella zona artigianale, al posto di valorizzare i vuoti palazzi dell'Ente Pinto, della piazza e di Via De Mattia. Con i finanziamenti provinciali si sarebbero acquistati e ammodernati palazzi storici. Al posto di diversificare e creare nuovi servizi, il municipio ha doppiato se stesso, dimezzati i dipendenti comunali e ha raddoppiato lo spazio a loro disposizione. Invece che di uno, adesso dispongono di due palazzi. Successivamente dal centro è andato via il tribunale, facendo sì che gli avvocati possano tranquillamente non passare più per Vallo. Poi a Piazza Santa Caterina è toccato agli uffici dell'ASL. Domani andrà via anche il parco, con una maggiore diminuzione di vita e di popolazione. E così chi arriverà da Salerno, Teggiano, Agropoli non toccherà più il cuore cittadino. Da cosa sono stati sostituiti tali perdite? Con gli scalini collocati nei pressi della Casa dell'Acqua in via Garibaldi si è impedito un ripristino anche temporaneo alla circolazione veicolare. Ci auguriamo, scrivono i commercianti, che con il piano traffico non continuino tali limitazioni per chi si reca a Vallo della Lucania e, visti tali impedimenti, prosegue altrove per i propri acquisti. Concorrenza sleale. La variante gode di parcheggi e posti auto gratis. Comfort di cui il centro è privo, così vengono favorite le attività che lì prosperano, ingolfando sempre più il traffico veicolare.